La faccio da solo. Tu mica c'hai bisogno. Possiamo andare? Sì, sì. Il Festival Popoli e Religioni, 14ª edizione, siamo in piena adolescenza, ci sarà qualche problema per questo? Vediamo, speriamo di no, perché anche noi siamo adolescenti, come il tema che affrontiamo, perché quest'anno facciamo 13 anni, quindi entriamo proprio in quell'età critica in cui si cresce e si soffre, e noi stiamo crescendo anche grazie alla rete che si allarga. Abbiamo sempre detto che questo non è un festival di un'associazione, ma il festival della città. Quest'anno a fianco all'Istes e alla Diocesi abbiamo due partner che lavorano da sempre sui temi che noi affrontiamo, cioè il cinema e l'integrazione, perché sono entrati a far parte integrante dell'organizzazione Laboratorio Idea e l'Associazione San Martino, che fanno capo alla Caritas e che quindi si occupano di integrazione di immigrati ovviamente ad alto livello. La stessa cosa fa nel settore del cinema il Politeama, che da quando ha cambiato gestione è diventato non solo un multisala ma un vero e proprio centro culturale cinematografico che tutto l'anno poi ospita grandi eventi. Quindi questo ci fa capire che stiamo crescendo, siamo adolescenti, speriamo di raggiungere felicemente la giovinezza e l'età adulta se saremo supportati anche da tutto il resto della città, a cominciare dalle istituzioni che ancora un pochino languono. Quanti sono i film in concorso e che cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo tanti film perché abbiamo aumentato anche i concorsi, quindi oltre ai 7 lungometraggi in concorso, 9 documentari, una ventina di cortometraggi divisi in 2 sezioni, anzi in 3 sezioni, perché quest'anno abbiamo, oltre al concorso internazionale, abbiamo anche un concorso riservato a immigrati che vivono sul territorio ternano, che si chiama Come ci vedete, ed un altro concorso che si chiama proprio L'età imperfetta, che è dedicato invece esclusivamente a cortometraggi italiani che affrontano il tema dell'adolescenza e che saranno giudicati dalla giuria composta dagli studenti dell'Università Pontificia Salesiana. E poi ci sono tutti i film tra virgolette fuori concorso, che in realtà non sono fuori concorso perché saranno votati dal pubblico, quindi avremo molti, molti premi e molti modi diversi anche di vedere il cinema. Io ci tengo a dire che, come sempre, ma forse quest'anno si esplicita ancora di più, la volontà di abolire, proprio abbattere il muro che c'è tra cultura popolare e cultura intellettuale. Noi questo l'abbiamo sempre rifiutato, e quest'anno i due premi alla carriera sono Alicia Rohrwacher e Terence Hill, che sono due espressioni sicuramente di pubblico diverso, ma che entrambi sono popolari e sono anche di grandi contenuti, perché il film di Terence Hill è di un'originalità e di una profondità enorme, e Alicia Rohrwacher è tutto tranne che snob o radical chic.